scrivi? Lo diciamo al cavaliere Annibale, che è segretario del fascio di Pedara. È un amico, è anche un po' parente. Vedrai, quello ti aiuta. Rosina, io non sono fascista. Beh, lo diventi. Ma sì, lo diventi. Ma sì. Ma mille persone meglio di te, meglio di me, dicono che il fascismo è una cosa grande. Ma chi ti ha detto il contrario? Senti, buonanotte. Troveresti da ridire se Elena un giorno diventasse baronessa? La senti? Tu non ti vuoi capacitare che i tempi sono cambiati. Le differenze fra le classi sociali sono state abolite. Ah, mucca. Questi qua si bevono tutto. Se uno esce senza il mio permesso. Buonasera, signora. Siamo venuti a prendere Elena per le prove. Oh, che gentilezza. La stava appunto aspettando. È la fiduciaria del fascio. Che c'entra? D'Annunzio è un grande poeta, ma non è un genio poliedrico come Mussolini. Bene, Elena ha preso il diploma. Nenè e Bebè sono partiti. Partiti? Sì. Sono andati a Roma, al collegio della Farnesina. Riunisce in sé il genio militare di Alessandro, di Cesare e di Napoleone. Basta! Voi non capite niente e non capirete mai niente. Torneremo a Bengasi, torneremo a Tobruk e con vostra licenza entreremo anche ad Alessandria. Hast du schon das Neueste gehört? Was ist denn los? Es geht gegen Russland. Che è successo? Scoppiato guerra con Russia. No, Heil Hitler! Heil Hitler! Benissimo. Ma perché non è venuta anche sua moglie? Mia moglie? Mia figlia? Sa dove sono? No. A Roma, alla adunata delle donne fasciste. Davvero? Il partito ha mandato gli oratori in Sicilia per celebrare il 23 marzo, anniversario della fondazione dei fasci. Sai, sono venuti anche dei ministri e noi dovremo parlare. Ma che volete parlare?